Ciao, ciao a tutti, sono Sabina Montevergine della Cucina Italiana. Aspettiamo un attimo. Ciao, ciao Bea. Aspettiamo un attimo che arrivino un po' di persone con noi. Ciao, ciao, ciao Maria, ciao Arianna, ciao Saretta, ciao a tutti. Ciao Linda, ciao, quanto tempo. E dicevo, sono Sabina Montevergine della Cucina Italiana. In questi giorni ci stiamo connettendo in diretta con gli chef della nostra scuola di cucina, che come immaginerete è chiusa, però vogliamo farvi un po' di compagnia e passare un po' di tempo insieme e darvi anche qualche consiglio utile per queste giornate, visto che state cucinando tanto, state facendo la spesa un po' meno. E adesso ci colleghiamo oggi con Giovanni Rota, il nostro chef che conoscete benissimo. Eccolo qui. Giovanni adesso arriva. Ieri abbiamo parlato con Davide Negri del tema carne, però anche tanto del tema congelare, non congelare, che in questo momento ovviamente c'è d'aiuto. Oggi con Giovanni, che sta arrivando, Giovanni, che deve accettare la diretta per connettersi con noi, sta arrivando, Eccomi. eccolo qua. Ciao, 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 Giovanni, ciao, ciao, ciao. come stai? Bene, bene. Bene. E stavo dicendo appunto alle persone che già sono entrate in diretta con noi che ieri abbiamo affrontato per un po' il tema congelare, non congelare, e tantissimi ci hanno mandato poi delle domande che abbiamo raccolto, e quindi vorrei con te intanto iniziare a risolvere un po' di quesiti e poi entriamo nel vivo della nostra diretta di oggi, che è il tema pasta Ok. sughi. Ci sono un po' di amici della scuola che qua ci Ho salutano, visto. e un po' anche di colleghi perché comunque anche noi ci stiamo un po' vedendo così in maniera virtuale. E quindi è anche bello ogni tanto risalutarsi. Allora, tema congelare. Sì, allora. Tantissimi ci stanno chiedendo come è meglio congelare le verdure, se cotte o crude, e se dipende dalla verdura. Allora, sulle verdure vi dico, è forse l'ambito più delicato per quanto riguarda il congelamento, perché tendenzialmente, essendo molto ricche di acqua, sono quelle che subiscono di più il congelamento. Ok, quindi cioè, se voi pensate a una zucchina, quando la congelate, dopo il congelamento risulta sfaldata, inconsistente, proprio perché l'azione del freddo che fa un freezer da casa è talmente lenta che tende a formare dei cristalli di ghiaccio grandi che spaccano la struttura cellulare. Sicuramente quindi il crudo è la situazione peggiore. Le cotture disidratano leggermente il prodotto e tendono a concentrare la fibra mantenendola più consistente, quindi le vedo più adatte. Ma sulle verdure in generale mi sentirei di sconsigliare il congelamento perché le deteriora. Cioè, piuttosto valutare altri metodi di conservazione, le verdure sotto aceto, piuttosto che magari creare delle creme. Ecco, questo sì, può essere utile perché poi le riportate in ebollizione e non soffrono, diciamo, strutturalmente. L'ortaggio crudo, Quindi anche si dei rovina minestroni, il mi medesimo. immagino, no? Se mia madre fa Sì, un po' di minestroni. verdura Vellutate, ecco, piuttosto questo ha senso, nel senso fare una vellutata, cuocerla, frullarla e poi riportarla in ebollizione, magari riemulsionarla per evitare che appunto la parte proteica si separi da quella acquea e del grasso della cottura della crema, della vellutata, allora non ci sono problemi. Gli ortaggi interi, al di là del sedano e di poche altre verdure che hanno una struttura comunque consistente, lo eviterei. tipo nutrito di sedano e carota da tenersi per il Sì, soffritto, può magari. essere utile, ecco, magari prepararsi questo tipo di preparazioni, però come ti ripeto, sull'ortaggio in generale non mi sentirei di consigliarlo, ok? Mentre su altre preparazioni magari più complesse, non so, fate un raviolo, ne fate una quantità importante, diventa una necessità imparare a conservare. E, ecco, lì magari ci sono dei criteri
che vi possono aiutare a ottenere il risultato valido, comunque mantenere le caratteristiche del prodotto buone, su alcune invece, secondo me, sugli ortaggi, ecco, forse è proprio l'ambito più difficile. Sì, per il ci congiunto. Chiedono anche la frutta, che immagino abbia lo stesso problema. Sulla frutta stesso discorso, cioè diventa, per alcuni frutti tra l'altro sono ancora più acquosi tendenzialmente, quindi tendono veramente a perdere tutta la loro essenza, ma anche dal punto di vista nutrizionale lo sconsiglierei, cioè forse è proprio l'ambito più, diciamo, più difficile in cui trattare questo argomento. Cioè piuttosto veramente confetture, certo. Tutto questo tipo di questo mondo che è poi la conservazione più canonica da casa, no? Cioè nel senso, sì, le cotture in vaso e le sterilizzazioni che ci permettono di mantenere i prodotti per lungo tempo, soprattutto, come vi dicevo, sugli ortaggi e sui frutti. E per quanto riguarda le erbe aromatiche, o anche basilico, prezzemolo, che ovviamente soprattutto basilico e prezzemolo si deteriorano Sì. molto in fretta, e le erbe aromatiche, vedi, rosmarino, tutto quanto, forse però ha poco senso surgelarle in questo No, caso. allora, ha senso. Allora, se penso al basilico, io quando a fine stagione ne ho tantissimo, faccio Sì. il pesto, ok? Ok. E quindi torniamo un po' al discorso delle creme e Sì. degli ortaggi. E per le erbe aromatiche, un contenitore ermetico, ad esempio il prezzemolo, anche quello, può diventare una purea, una crema, ok? Comoda anche quella da utilizzare, se però la usate per una mantecatura o via dicendo. Ovviamente se dovete usarla per rifinire un piatto e deve essere una foglia, non ha molto senso. Però in quel caso, ad esempio, trovo pratico fare dei sacchetti classici da congelatore con la foglia integra, Ah, okay? ok. Poi da congelato lo spezzate la foglia e va a frammentarsi, okay? Ovviamente la fase di utilizzazione deve essere da congelato, perché se voi aspettate che la foglia, diciamo, riprenda temperatura, tende a afflosciarsi e a infradiciarsi. Quindi lo potete utilizzare appunto sbriciolando il prodotto ancora congelato sulla preparazione. Ah, qualcuno qua ci chiede, il pesto congelato, Sì. se ha senso e Dipende dai se... tempi di conservazione. Lo step 1 è sicuramente metterlo in un vaso, coprirlo con un goccio d'olio o un vaso ermetico e tenerlo in frigorifero sotto il livello dell'olio. Ovviamente così già ha una buona conservazione, qualche settimana la gestisce tranquillamente. Come vi dicevo, io ad esempio l'ultima volta che ho fatto il pesto ne ho fatti 40 vasetti, quindi diventa difficile stoccarli in frigorifero. Io mi sono preso dei vasetti classici da vasocottura, che poi riutilizzo magari anche per altre cose, con la guarnizione, di modo che anche comunque dal freddo siano protetti dall'azione appunto del ghiaccio. Però ha senso se lo fate per una conservazione lunga, se lo fate per una conservazione medio-breve, no, si fa un vasetto e basta. Come si scongela poi il pesto? Allora, l'ideale è sempre riportare in temperatura il prodotto facendo un passaggio a temperatura frigorifera. Ok. Quindi, perché sostanzialmente almeno lo tenete in una comfort zone di freddo, dove comunque il prodotto rimane stabile, soprattutto per le foglie verdi come il basilico. Se lo tenete a una temperatura più alta o se lo fate scongelare a temperatura ambiente per accelerare lo scongelamento, rischia di ossidarsi e di diventare scuro, nonostante un pesto comunque abbia già la stabilizzazione della frutta secca e dell'olio, che tende a rallentare l'ossidazione durante la conservazione. Però sì, lo consiglierei di congelarlo, una crema, un pesto, una crema di erbe aromatiche, solo se è per lungo tempo. E per le altre foglie, l'unica cosa che mi sento di consigliare è contenitori ermetici. Anche se usate un sacchetto, usate comunque un contenitore ermetico, perché tutti gli oli essenziali, quindi gli odori forti delle erbe aromatiche, ovviamente vengono trasferiti a tutto quello che avete in freezer. E le prime cose in genere sono i gelati, le panne, quelle cose basiche che poi uno, per carità, può anche dargli una botta di vita al basilico o con altro, però è da tener conto questa situazione per gli altri prodotti che sono nel freezer insieme, in conservazione. Ok, grazie. Bene, adesso possiamo entrare un po' invece nel Nel tuo tema. discorso, Sì, nel mondo pasta. del mondo pasta.
Raccontaci un po', perché in questi giorni ovviamente tante persone hanno fatto scorte di pasta, lo sappiamo, noi stessi, Tranne insomma, le penne innanzitutto tu, lisce. sì, tranne penne lisce, esatto, però sappiamo anche che a tante persone che ci leggono, e soprattutto agli studenti della scuola ovviamente, piace fare la pasta in casa. E si ha più tempo e quindi la stiamo facendo di più tutti. È anche un bel gioco da fare con i bambini e quindi è una cosa che tanti stanno facendo. E c'è un grande tema di farine: quale farina usare, quali sono le Sì, migliori, come allora, funziona? diciamo che il discorso, soprattutto qui in Italia, è molto ampio, nel senso che c'è una cultura sulla pasta che da nord a sud varia tantissimo, un po' per i prodotti, diciamo, che vengono utilizzati. Al nord c'è una tendenza all'utilizzo di farina di grano tenero, più si scende a sud, più si utilizza il grano duro. Queste due differenze che magari non si notano, che comunque non sono così codificate, però generano una serie di preparazioni tradizionali molto diverse tra loro. Faccio i due esempi opposti che vi aiutano magari meglio a capire quello di cui sto parlando. A nord, tendenzialmente, utilizzando farine deboli, quindi farine di grano tenero, si ottiene uno sfarinato più fine, che ha una struttura proteica, quindi glutine, inferiore. Si sopperisce al contenuto di glutine con l'aggiunta di uova. Più uova, quindi la struttura delle uova, la struttura proteica delle uova va a sostenere le farine più deboli. A sud, dove si utilizza, o dal centro al sud, dove si utilizza prevalentemente grano duro, la forza della farina, dello sfarinato, della semola di grano duro è più strutturata, cioè quindi il glutine è più presente, possono anche non essere necessarie le uova. Okay, quindi nascono tutti quei formati che in realtà troviamo qualche contaminazione anche al nord, ad esempio con le trofie, okay? Però tendenzialmente cavatelli, maccheroni al ferretto, tutti quei formati che non hanno nemmeno bisogno della struttura dell'uovo per mantenere la consistenza e la forma corretta. E quindi ti dico, è un ambito estremamente diversificato. Poi ci sono tutti gli incroci del caso, no? Nel senso che possiamo comunque utilizzare una farina di grano tenero zero, quindi un po' più strutturata, un po' più di una granulometria un po' più grande, diminuire comunque un po' l'apporto di uova, inserire un leggero bilanciamento di acqua, cambiare il bilanciamento tra le farine, quindi se tenere una farina 00, inserire la semola. Spesso questa situazione si crea, si cerca. Perché comunque la granulometria della semola aiuta a mantenere una pasta più porosa. Okay? Avere una pasta più porosa, quindi un po' più irregolare sulla superficie, è un ottimo metodo per far trattenere la salsa alla pasta. Quindi. Certo, ma se io volessi provare appunto a bilanciare in maniera così autonoma e sperimentale le farine, come mi accorgo al tatto durante l'impasto sto facendo una cosa giusta, cioè che ho un impasto giusto poi? Beh, sai, sulle preparazioni, sugli impasti, diciamo che ci si arriva o comunque si arriva al risultato attraverso la sperimentazione. Dipende anche dal risultato che vuoi ottenere, perché ovviamente se inserisci nel contesto di una pasta all'uovo, ok, della semola, tendenzialmente hai anche bisogno di meno uova. Quindi dovresti ribilanciare l'equilibrio di uova. Aggiungere una piccola parte di acqua, altrimenti la pasta rischia di diventare anche gommosa. Ok? Ok. Ti direi, per avere un primo imprinting di prova, potrebbe essere un 70% farina 00, 30% semola. Okay? Su quello che riguarda le consistenze, mi rendo conto con l'esperienza dell'insegnamento a scuola che spesso si ha un'idea un po' strana, tra parentesi, della consistenza degli impasti. Perché? Perché spesso tendiamo a impastare un impasto molto morbido per agevolarci nella fase di impasto. Poi dopo, però, dopo la fase di riposo, ci troviamo un impasto estremamente colloso, ok? Che è una situazione che per risolvere diventa, non dico complicata, ma fastidiosa, perché vuol dire aggiungere farina, ripiegare la pasta, ridargli consistenza. Io
Il fatto qui è per avere un equilibrio corretto è affidarsi a una proporzione giusta tra pasta, cioè tra farina, scusa, e uova. Ok? Il classico, il canonico termine di riferimento dell'uovo per 100 grammi di farina è giusto finché si fanno impasti relativamente piccoli. Ok? Perché? Perché sul mercato tu trovi uova da 50 grammi e da 75. Calcola che su 500 grammi di farina potresti avere 125 grammi di differenza tra un uovo da 50 e uno da 75. Per questo in ristorazione tendenzialmente si fa un peso delle uova, okay? Che è circa il 60%, 55-60% del peso delle farine. Okay? E questo ti aiuta anche sulle quantità più grandi ad avere un'idea di consistenza corretta. C'è un altro discorso però da fare, dipende dalle farine che utilizzi. Non tutte le farine che trovi sul mercato hanno la stessa forza, non sono prodotti costruiti in laboratorio, quindi può essere che le forze delle farine variano e anche mettere gli ultimi 50-60 grammi di uovo può essere necessario o meno, proprio perché utilizzando una farina diversa da quelle che si utilizzano solitamente o che ha cambiato il periodo di produzione, può darci risultati diversi. Quindi anche questo non è uno schema perfetto. Al tatto deve essere comunque abbastanza compatta e deve strutturarsi. Quando gli impasti sono tendenzialmente troppo appiccicosi e morbidi, non vanno benissimo per questo. Ok. Senti, mi è arrivata una richiesta in diretta da mia mamma, che disperata ha finito la farina zero e vorrebbe provare a fare la pasta con la farina 00. Allora sì, non è una cosa impossibile, va benissimo anche una 00. La cosa, ad esempio qui, posso attaccarmi a un esempio di questa situazione nella cucina tradizionale, i tagliarin, sì? Okay, che sono appunto una preparazione a base di farina 00, dove si va a supplire la struttura, diciamo, più debole di glutine della farina con un'aggiunta iperproteica di tuorlo d'uovo, okay? Dove si arriva per un chilo anche a 40 tuorli d'uovo. Ecco, quindi la risposta è di tuorli d'uovo che diano un po' più di corpo alla pasta. Quindi magari faccio un esempio ipotetico. Okay? Prima abbiamo detto, io vado sulle dosi importanti perché i cuochi sono abituati a quelle, un chilo di farina, 600 grammi di uovo potenzialmente, okay? Potrebbero essere 400 di uova intere e 200 di soli tuorli, oppure 300 e 300. Ovviamente poi generate un mondo di albume, ma va benissimo per fare delle meringhe, ad esempio. Certo, io ieri sera ho fatto anche delle omelette solo di albumi. E avanzavano tutti questi albumi. E ci chiedono anche farina integrale, come rapportarsi? Sulle farine integrali, anche lì il discorso è molto complesso, nel senso che dipende dal grado di macinazione, da quanta crusca hanno. Ci sono tanti aspetti da valutare e ce ne sono tantissime di diverso tipo. Tendono a idratarsi un po' di più, ok, e hanno una struttura però tendenzialmente un po' meno ricca di glutine, proprio perché ci sono anche tanti componenti, cioè diciamo non è una farina raffinata, quindi bisogna, tendenzialmente i rapporti della farina dell'uovo classico vanno bene, okay? Però anche lì, come vi ripeto, bisogna un po' capire attraverso, nella fase di impasto, la consistenza che si va ad ottenere. Ok. Abbiamo preparato tutta questa pasta, sì. Adesso dobbiamo condirla. L'altro tema di questi giorni è che molte persone hanno finito la salsa di pomodoro in casa. E, pasta fresca, come la condiamo? Allora, diciamo che le famiglie di salse che si conoscono, cioè che le famiglie principali di salse sono quelle addensate, che conosciamo tutti, quelle quindi base pomodoro, comunque cotto e ridotto, ok? Ragù e tutte queste famiglie, le salse legate, dove ad esempio una su tutte è sicuramente la besciamella, dove praticamente andiamo a fare una base, un roux di burro e farina che andiamo a versare poi sul latte bollente per andare a legarlo, ok? Che può essere fatto anche tendenzialmente con una purea di ortaggio, con un ortaggio frullato,
e leggermente legato per strutturarlo. Le salse fredde, quindi tutta la famiglia dei pesti o comunque anche dei battuti di ortaggio fresco, e le salse addensate attraverso l'uovo, una su tutte, ovviamente la carbonara. Certo. Ok, quindi queste sono un po' le famiglie. Diciamo che sopperire direttamente alla carenza di pomodoro diventa difficile, perché comunque le sue caratteristiche di acidità, diciamo di consistenza, sono difficilmente riproponibili. Mi viene in mente una pasta che facevamo in un hotel dove ho lavorato, quando eravamo un po' in disperazione di prodotti, dove prendevamo ad esempio del semplice concentrato di pomodoro, magari miscelato, un po' di ricotta, un po' di mascarpone, un goccio d'acqua di cottura, ottenevamo una salsa che attraverso la concentrazione molto forte del concentrato, appunto, aveva comunque quelle caratteristiche di acidità, e comunque la parte del formaggio, del formaggio cremoso, andava a dargli un po' di struttura più fluida. Questa può essere una soluzione. Lo stesso concentrato, magari leggermente reidratato con del brodo, con dell'acqua di cottura della pasta, può essere una soluzione valida per sostituire il pomodoro. Tutte le altre salse, comunque, come vi dicevo, possono essere fatte partendo dal latte, ok? Quindi dalla besciamella poi nascono tutte le altre salse che volete, tra tutte le salse e i formaggi, quindi mettendo tendenzialmente, anche se fate una besciamella blanda e ci grattugiate, barra tagliate i formaggi, magari le parti finali dei formaggi che avete in frigorifero, potete ottenere una salsa di base al formaggio pratica, piuttosto che speziature, piuttosto che aggiunta di erbe aromatiche, se avete qualcosa di fresco, ma anche di secco, volendo, anche se tendo a sconsigliarlo, ma in questo frangente può essere necessario rivolgersi ad alcune erbe secche. Quindi una base besciamella può essere una valida alternativa, se avete il latte. Oppure tutte, ad esempio, io anche con gli ortaggi a foglia, penso alle insalate piuttosto che agli spinaci, portate a ebollizione latte, se l'avete, ma anche dell'acqua, ci mettete la foglia integra, la frullate fino a farla diventare una crema, e potete anche legarla leggermente con una soluzione di amido, che può essere maizena o fecola, e acqua, per andare ad addensarla e usare questa parte cremosa come diciamo salsa di base per la pasta. Poi, se volete dargli ulteriore complessità, potete anche magari saltare dei fondi di salume o del salume tagliato a striscioline per dargli croccantezza e sapidità di contrasto. Diciamo che sulle questa salse è un'idea carina, anche perché ci possono avanzare delle verdure a foglia, magari appassire un po' in frigorifero, e per recuperarle, non buttarle, perfetto. Sì, anche io ad esempio con la lattuga faccio un pesto, magari se avete della frutta secca, ok, lattuga, ma anche altre erbe a foglia verde, partite con una classica emulsione, se volete, per chi è un amante si può mettere uno spicchio d'aglio per profumarlo, mandorle piuttosto che pistacchi, comunque frutta secca, o anche noci di macadamia se avete qualcosa di più, ma anche arachidi se volete, arachidi salate. Cominciate a emulsionare quello con un blender, poi ci mettete le foglie, fate in modo che le riceva e comincino a, diciamo, cedere la loro acqua. Quando si crea una base un po' più cremosa, allora a quel punto si emulsiona con un po' d'olio e con un po' d'acqua fino ad arrivare a una consistenza che poi vi permette di condire una pasta. Oppure i formaggi morbidi, dal caprino alla robiola, miscelati e frullati per dargli un po' più di consistenza. Diciamo che le soluzioni sono veramente tantissime. Sì. Tantissime. E, hai preparato delle ricette in video che poi pubblicheremo nei prossimi giorni? Sì. Una forse aveva proprio questo pesto di lattuga, giusto? No, in realtà abbiamo optato per degli spaghetti al burro, sì, certo, dove sì, in carenza di grana o comunque di formaggio da grattugiare abbiamo optato per un pane speziato. E quindi c'è un po' questa logica del sostituire un ingrediente che in genere è centrale, certo, sulla ricetta, per dare un po' di vita e un po' di brio, anche senza avere magari un ingrediente importante come,
come il grana all'interno di una preparazione. Questa la pubblicheremo questa settimana sul sito della Cucina Italiana e anche sul profilo qua di Instagram di scuola. E ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio libero per proseguire la tua giornata. E sempre sul tema sugo, sì. Ci chiedono in tanti, sugo di pomodoro, non ho più cipolla e non ho più aglio. Come lo faccio? Solo olio e sugo? Allora, la strada più veloce che mi viene è l'ideale, vabbè, comunque anche solo un piccolo mazzetto aromatico. Cioè, quindi okay. Se avete anche solo due o tre erbe, magari avvolte con un po' di spago per evitare che si sfaldino all'interno della cottura, potete dargli attraverso gli oli essenziali delle erbe aromatiche, ma penso al classico rosmarino anche, che magari, diciamo, non è un'erba così adatta al pomodoro tendenzialmente perché è fin troppo aromatica, sì. Ok? Però appunto nel caso di una carenza di soffritto può essere una spinta ulteriore. Oltretutto rosmarino e timo, ad esempio, hanno anche una sapidità naturale molto intensa che può quasi evitare di salare la preparazione. Quindi l'erba aromatica mi sembra la soluzione migliore per ovviare all'assenza di un soffritto classico. Quelle spesso le abbiamo anche sui balconi, quindi sì, infatti, credo che siano un po' più basiche, se no, vabbè, le classiche speziature, però anche lì poi diventano, cioè il peperoncino piuttosto che altre preparazioni che però connotano molto poi il gusto della certo, salsa. Della salsa. Va bene, grazie Giovanni. Spero grazie che a te. Con questa micro lezione di cucina abbiamo riavvivato un po' le giornate dei nostri lettori. Speriamo. E di tutti i corsisti della scuola che ci scrivono sempre, a cui mancate voi chef tantissimo. E, quindi ti ringrazio e grazie ci a te, vediamo poi speriamo. i prossimi giorni. Perfetto, speriamo di rivederci presto anche a scuola, infatti. Infatti. Poi i prossimi giorni avremo qua anche Davide Brovelli e Bene, bene. la Donati, un po' tutti quanti i nostri chef passeranno da queste parti a darvi consigli. Quindi quando volete scriveteci tutti e poi sul sito della Cucina Italiana, su Facebook e YouTube riproporremo le nostre chiacchierate, così potete risentirvi i consigli degli chef. Vi Grazie saluto, mille. a presto. Ciao Giovanni, Ciao, un ciao a bacio tutti, a ciao tutti. Sabina, Ciao. ciao.